All'interno della schermata paziente, per eseguire un test di masticazione, è sufficiente partire dal premere sul bottone verde che indica il test di masticazione, appunto. Come per il test di occlusione, allo stesso modo il software ci conduce nella fase di acquisizione anticipandoci quelle che saranno le fasi del test di masticazione, quindi il posizionamento delle sonde ovviamente prerogativa zero e poi il test di calibrazione con i rulli salivari interposti tra il quinto e il sesto dente, così come per il test di occlusione, chiedendo al paziente di operare una massima intercuspidazione, quindi serrare i denti il più forte possibile, e l'operatore, una volta spiegata la prova, può premere REC per far partire la calibrazione. Alla calibrazione seguiranno le prove di masticazione destra e masticazione sinistra, che consistono nel far masticare unilateralmente, quindi partiamo da masticazione destra, quindi solo sul lato destro, un chewing gum al paziente. Una volta terminata la masticazione destra si passa alla masticazione sinistra, che di fatto chiede al paziente di fare la stessa cosa ma masticando soltanto sul lato sinistro. Una volta compresi tutti gli step, per chiudere i pop-up di spiegazione è sufficiente premere sulla dicitura chiudi nell'angolino in basso a destra oppure in alto a destra il tasto X. Partiamo quindi dal test di calibrazione, chiediamo al paziente di serrare il più forte possibile dopo aver interposto i rulli salivari e premiamo sul REC per una durata di 5 secondi. Per controllare se la calibrazione è avvenuta nel modo che desideriamo e farne di altre per testare la ripetibilità del dato, torniamo sulla dicitura calibrazione come abbiamo fatto per l'occlusione e registriamo un'ulteriore calibrazione. Anche in questo caso il dato è perfettamente ripetibile, quindi mi accontento di prendere la seconda calibrazione e passare, cliccando sulla dicitura destra, alla fase di test di masticazione destra, per l'appunto, che ha una durata di 15 secondi, alla fine della quale il software ci conduce direttamente nella fase di acquisizione di masticazione sinistra. Quindi iniziamo la prova chiedendo al paziente, dopo aver raggiunto un bolo costante, quindi aver ammorbidito il chewing gum che gli è stato fornito, di masticarlo soltanto a destra per la durata della prova. A questo punto ripetiamo la stessa cosa per la masticazione sinistra. Terminati i 15 secondi di masticazione sinistra, il software ci dice che abbiamo concluso la prova e automaticamente carica il report. We'll be right back.